La filosofia che ha spinto le molte azioni del ministro Brunetta e che ci ha visto in prima linea protagonisti e sicuramente anche attori di molte iniziative è quella della vicinanza tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Non sfuggirà e l'ente più grande del Paese che gestisce di fatto la quasi totalità dei bisogni delle persone, qual è l'INPS, non sfuggirà che l'impegno del Ministro è stato ed è e continua a essere l'impegno dell'Istituto. Questo spesso vede dei problemi che ci sono nelle aziende private e ci sono anche nel pubblico anche ci sono le gelosie, ci sono gli steccati, quindi difficilmente si mette a sistema qualcosa, difficilmente si vuole condividere qualcosa, questo appartiene a ogni buona famiglia e quindi anche nel pubblico è così. Linea amica è invece la dimostrazione che è un esperimento dove ognuno è rimasto con le proprie peculiarità, però si è fatto sistema, chi come l'INPS nel 2009 ha sviluppato più di 22 milioni di contatti, passando dai 10 milioni del 2008, quindi questo sta a significare l'interesse della gente rispetto ai problemi, per esempio del mio istituto, quindi sono il maggiore azionista delle chiamate di linea amica, ma soprattutto significa come ci sia bisogno di noi, ci sia bisogno degli istituti, ci sia bisogno di linea amica. Io leggevo prima queste esperienze, poi dalla pennetta ne vedrò delle altre. Spesso l'INPS, lo riconosco, può sembrare antipatico, usando un termine cortese, ostico, vedo che non davamo una cosa perché mancava la notifica, ecco queste cose che a uno che viene dal privato fa venire il morbillo, e invece è così. Quindi linea amica sta servendo e servita anche a questo, noi siamo impegnati perché con i fatti, quindi non con roboanti promozioni, ma con fatti concreti, con il cittadino che non riusciva a ottenere l'assegno per la 104, col quale si vive, non è un optional della macchina. L'INPS dà cose vitali, i ritardi e i disservizi dell'istituto sono privazione di bisogni e di risposte ai bisogni della gente. Quindi grazie al Ministro che è impedito come la legge che vota in Parlamento a venire qui, però noi legittimamente impedito, grazie al Ministero, perché poi dietro al Ministro ci sono tante persone, il Capo di Gabinetto, Flamman e tutti quelli che collaborano, noi crediamo, continueremo a credere in questa iniziativa, abbassando il livello di legittimo egoismo per gestire le cose in casa proprio e aumentando quello verso i cittadini che invece sono coloro che si rivolgono a noi e verso i quali noi abbiamo il dovere di dare risposte.